oggi di come affrontare le interrogazioni e gli esami all'università. Professore, ti conoscono bene e di linea di massima non vogliono dichiararti guerra ad ogni interrogazione. Cerca di rendere il più sereno possibile il rapporto, studiando e prediligendo un look che possono apprezzare con maggiore facilità. Non sfidarli quando non gradiscono i jeans talmente strappati che sembrano sgualciti, oppure l'oro degli slip che fuoriesce dai jeans a vita bassa. Non vale neanche indossare la prima cosa che trovi nell'armadio come una vecchia tuta. Il tuo look da interrogazione deve essere semplice, presentabile e carino, in modo che i prof capiscano che sei pronta per confrontarti con il mondo degli adulti. Se per le interrogazioni a sorpresa non hai scampo, per le programmate cerca di prestare un pochino di attenzione di più al tuo look. Le tute vecchie e maxi felponi da stare in casa con tanto di mollettoni in testa non faranno di te una persona che avrà necessariamente trascorso il suo tempo a studiare, quanto una ragazza con ottime doti attoriali da scritturare subito nella prossima stagione di Beautiful. Lascia perdere completamente i crop top che lasciano la pancia scoperta e i top con trasparenze e scollature. Prediligi camicette, bluse, t-shirt e maglioncini con gli scolli rotondi. Dimentica poi gli shorts, le minigonne e i jeans con gli strappi eccessivi per fare posto a pantaloni, culotte e jeans senza stravaganze. Pensi di riuscire a fare questo sforzo almeno per un giorno? All'università le interrogazioni lasciano il posto agli esami e, ahimè, non so cosa sia meglio. So per certo che il senso di carità non è la cosa migliore sulla quale puntare, tantomeno la pelle al vento, soprattutto se il professore ha un assistente di sesso femminile. Di professore se ne basta già una, quindi il look tailleur, giacca e pantalone potrebbe non incontrare la simpatia delle tue professoresse. E ammesso tutto, sì, ma sono banditi gli eccessi come il look da discoteca oppure il look da spiaggia. Alcune piccole chicche? Se ti vesti di rosso, i professori si distraeranno di meno e ti ascolteranno anche se tu passerai per ultima. Il blu infonde serenità ed il bianco, simbolo di purezza e del nulla da nascondere come un "non ho studiato gli ultimi due capitoli del libro", trasmette sicurezza. Sicurezza del fatto tu sia preparatissima. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Se non volete perdervi nessuno dei miei outfit quotidiani, seguitemi su Instagram e su 21 Buttons come Ele Petrella. E ci vediamo domani per un nuovo argomento.